Trattasi di intercettazioni illegali. L'ultima volta che ho visto cose del genere si chiamava OP, Mino Pecorelli, sì. Questo era quello del sistema, quello delle veline, quello dei depistaggi, quello del fango. Ho comprato, guarda, il cappotto, il mio ultimo cappotto è quello fango, guarda, col fango, così respingiamo dove deve andare questa roba. Ho già presentato delle querele sul punto, dobbiamo solamente vedere quanto è lungo l'elenco delle persone che dovranno essere querelate. Sul merito, la querela l'ho presentata in tempi non sospetti. Novembre del 2009 è stata l'ultima che è stata presentata, quindi quando non era ancora stabilito quando si votava, chi votava, quali erano le formazioni, e ovviamente era molto lontana l'ipotesi che io potessi essere candidata. Chi rilancerà quelle determinate cose vorrà dire che andrà a rispondere in procura di come e perché è in possesso di materiale che non esiste. Non rispondo. Ognuno guardasse a casa sua. Ma se fosse solo chiacchiere distintive, perché da tutti i sondaggi sarebbe il partito più preferito dagli italiani oggi? Cioè gli italiani si accontentano di chiacchiere, oppure gli italiani hanno visto le politiche che ha fatto il centrodestra in tutti questi anni, perché una parte dei problemi viene da lontano, ma una parte dei problemi sono per le responsabilità soprattutto dell'ultimo governo di centrodestra.